neri, rosso neri, di terra, di mare. Ammazza che inizio oggi, ragazzi. Allora, piccola annotazione di servizio, dove abito io c'è un passaggio nella strada, non so se si è visto, dove c'è di fatto un mini cantiere, cioè hanno transennato questa piccola zona da tipo, non lo so, saranno tre anni. Una settimana fa hanno tolto la transenna e io ho festeggiato perché ho finalmente, dato che puoi costringere automobili a fare un percorso così un po' sbilenco, finalmente dopo tre anni sono riusciti a finire il lavoro. Non lo so, probabilmente c'era un pozzo di petrolio lì sotto o una linea della Telecom da tranciare. Buongiorno signori della Telecom. Ma adesso sono ritornati lì, hanno rimesso di nuovo le transenne. Incredibile, incredibile. Paese delle infrastrutture questo. Cari amici, buongiorno, buon giovedì mattina. Ritorniamo sui temi della partita, lo faremo abbondantemente anche con le vostre pagelle che a grande richiesta tornano in versione estesa, quindi questa sera farò un video dove commenterò i vostri voti. Avete tempo fino circa alle 17 per votare i giocatori su rinaldomorelli.it e dare il vostro parere sullo 0-0 del Milan ieri a Dortmund. E poi ci sarà il talk, quindi mandate i vocali, domani Friday Night Live, eccetera, eccetera, eccetera. Sabato sera la partita che non seguiremo in diretta, ci vediamo nell'intervallo, torna al live. La partita di ieri. Allora, io prima dirò alcune cose, così alcune considerazioni del giorno dopo di campo, e poi dopo facciamo un discorso un po' più generale sulla vostra percezione della realtà. Perché mi pare che avete preso un po' troppo una pillola piuttosto che un'altra, no? Non mi ricordo se era quella rossa o quella blu, credo quella rossa, entri nella tana del bianconiglio, qualcuno è entrato nella tana del bianconiglio, perdendo un po' aderenza con la realtà. La questione di campo è questa. Intanto vorrei notare come la fase difensiva del Milan sia stata anche ieri sera all'altezza. È vero che il Borussia Dortmund non è stato molto pungente, ma è anche vero che quando ci siamo compattati all'indietro l'abbiamo fatto con una certa bontà di azione, pagando poi dal punto di vista di costruzione e ovviamente mettendoci nella condizione di giocare con dei giocatori che sono molto adatti alla fase difensiva, come Pobega ad esempio, più o meno, insomma come Musa più o meno, ma questi abbiamo, e forse meno qualitativamente dotati, però io non mi è dispiaciuta la nostra difesa. Ciao e Tomori sempre molto attenti, senza esagerare anche nel pressing alto, perché ieri non ce n'era bisogno, anzi sarebbe stato molto pericoloso. Ovviamente il lato destro è il nostro lato debole in difesa, non certo da ieri sera, ma quello che è stato fatto per aiutare Calabria è risultato utile. Quindi l'azione di Pulisic, tra l'altro permettetemi di osservare come io abbia letto, almeno vedrò le vostre più tardi, non le ho ancora viste, le vedrò durante la pausa pranzo, ma ho visto le pagelle in giro per i giornali, siti web, cioè ragazzi, io questa, a dimostrazione che il calcio è veramente una cosa che ognuno vede a proprio modo, hanno dato 5 a Reinders, 6 a Reinders, 6 e mezzo a Reinders, 5 a Pobega, 6 a Pobega, 6 a Pulisic, 5 a Pulisic, cioè un casino. Nessuno ha dato un voto uguale all'altro. Perché? Perché probabilmente, diciamo, alcuni, secondo me alcuni che fanno le pagelle le fanno solo sulla base del risultato. Quindi hai vinto, voti alti, hai pareggiato, voti medi, hai perso, voti bassi. Tanti giornalisti anche fanno così. Altri invece guardano un po' meglio la partita, o per meglio dire magari la guardano con l'occhio un po' più tecnico, allora si rendono conto che ad esempio la gara di Pulisic, per quanto scadente e proposta offensiva, ma con un'occasione da gol, è stata una partita dove si è speso in termini di aiuto alla difesa, e questo è importante perché non è nelle sue corde, e farlo vuol dire un'applicazione che gli va riconosciuta. Quindi questo è un po' il discorso campo che va. Poi inutile che ripeta, se avete voglia di sapere cosa penso del gioco di Pioli, vi guardate l'ultimo mese, due mesi, tre mesi di video, e guardate la post partita di ieri, dove dico tutto quello che penso io. È inutile. E qui veniamo al tema del multiverso, qui veniamo al tema della tana del bianconiglio.
che è un tema, spero di non scadere troppo nel filosofico, no, voglio restare molto concreto su questo argomento e voglio dirvi, ma esattamente, ecco, qui forse continua un po', questo video continua un po' il filo del discorso di ieri sera, ma esattamente voi che squadra pensate di avere in mano? No, perché io ho la sensazione che, insomma, ci sia veramente, cioè, pensavate di avere il Manchester City, cioè pensavate di avere una squadra che potesse andare sui campi d'Europa a dominare, fatto salvo che abbiamo creato tante occasioni sia con Newcastle che con il Borussia Dortmund, quindi avremmo potuto vincere entrambe le partite ed essere a 6 punti in classifica, per cui non sto assolutamente sminuendo la bontà di una squadra, ma sto cercando di ricondurre quella che secondo me è quella che secondo me è la realtà, il pensiero di molti tifosi che adesso scrivono improvvisamente, uscendo dai tombini: ah, questa squadra fa cagare, l'allenatore peggiore di tutti i tempi. Ho letto anche l'allenatore Pioli, allenatore peggiore di tutti i tempi. Questa squadra fa schifo, non segna nessuno, Giroud un paracarro e Leao un bidone. Allora, ok, è vero, il tifo, diciamo, di una squadra di calcio non è il posto migliore dove andare a cercare razionalità. Su questo siamo tutti d'accordo, no? Direi che non è proprio equilibrio e razionalità, non fanno parte, perché ovviamente è la natura stessa del tifo che richiede questa cosa. Ma al di là di questo, ma voi pensavate davvero di avere una squadra che potesse sbancare ogni campo con facilità e imporsi attraverso la qualità dei suoi interpreti, perché vi hanno venduto un mercato faraonico e fantascientifico? Cioè, vedete, io sarò stato probabilmente molto duro, senza ricredermi né sulla società e nemmeno sul mercato, se no forse in parte, ecco, Musa è l'unico giocatore che tutto sommato, insomma, ha fatto meglio di quello che pensavo fino adesso, ma lo voglio vedere nel medio periodo, perché l'inizio, insomma, può essere incoraggiante, per cui io voglio dare fiducia a Yunus, mi ha sorpreso. Sul resto, cioè, abbiamo preso dei buoni giocatori, abbiamo alzato il livello soprattutto nelle situazioni che l'anno scorso ci sono costate molti punti, quindi sbloccare certe partite, avere proposta offensiva di livello più alto, perché abbiamo comprato degli attaccanti fondamentalmente. E la risposta è stata buona, perché Pulisic ha fatto bene fino adesso, secondo me. Okafor ha fatto comunque 2 gol, perché utilizzato anche poco, perché Reinders comunque è un buon giocatore, perché Loftus-Cheek è un giocatore importante a centrocampo, quindi sicuramente la campagna acquisti pare essere buona, ma non ci si deve aspettare il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco e il Manchester City. Cioè, noi restiamo una buona squadra che in Serie A può tranquillamente, senza alcun problema, arrivare nelle prime 4, ma non una squadra fortissima. Cioè, voi avete la percezione che Milan sia una squadra fortissima e quindi vi arrabbiate se non si vincono le partite come quella di ieri, ma secondo me commettete un errore, secondo me. Il Milan è, ripeto, una squadra che è stata quest'anno probabilmente rinforzata, e i risultati fin qui dicono questo, ma è una squadra che deve ancora confrontarsi con i propri limiti. È una squadra che ha comunque preso 5 gol nel derby, cioè è una squadra che va un attimo capita, aspettata, e questo è il discorso che vale per la squadra. Naturalmente poi il discorso allenatore è diverso, il discorso allenatore è... Sappiamo tutti che la nostra proposta è quella, e la nostra squadra è stata costruita anche a detta di Pioli per fare quel gioco lì. I problemi arriveranno nel momento in cui quel gioco lì non funzionerà più, cioè nel momento in cui Teo continuerà ad essere un po' a volte meno decisivo, Leao come ieri sì, scattoso, sicuramente proprio 7, ho visto Leao, ho avuto ieri 7. Ammazza, sì, è vero che è andato via diverse volte, ci mancherebbe, perché è più forte di tutti da noi, ma poi da un punto di vista di concretezza ha sbagliato dei cross, ha fatto delle cose, insomma, che quindi 7 addirittura Leao ieri. Ma se questi due dovessero abbassare il livello delle loro prestazioni, cioè e in generale quella buona condizione fisica che si vede adesso, perché questo va riconosciuto ai nostri preparatori, tralasciando il discorso degli infortuni che ce li hanno tutti, ma va riconosciuto che la preparazione è stata fatta in maniera equilibrata fino a questo momento. Ecco, se questa viene meno, cioè se per, come capiterà,
ci sarà un momento dove non si riesce più a correre con l'intensità giusta, e finisce lì, cioè non c'è un piano B come non c'è stato a gennaio. Ora io ovviamente non credo e non penso che si ripresenti una situazione come quella, perché è stata una situazione eccezionale causata probabilmente da tante cose, ma è evidente che questa squadra è una squadra che, se corre a ritmo, intensità, strappi e concentrazione, può fare molto bene in Italia, molto bene, forse anche lottare per il titolo, forse, soprattutto perché la fase difensiva si sta registrando. Ma per il resto noi rischiamo di non vincere tante partite, perché poi siamo sempre lì. Sì, Pulisic che ci ha tolto qualche castagna dal fuoco, ma siamo sempre Theo Leao. E quindi vorrei che, ecco, ci si mettesse tutti un po' nella condizione di valutare passo per passo, passo dopo passo, la squadra, nella convinzione, comunque nel pensiero, che non si ha in mano un'armata, cioè si ha in mano una buona squadra, probabilmente molto buona per il campionato italiano e per ottenere comodamente quello che, a detta di Scaroni, è il nostro obiettivo ogni anno, cioè quello di entrare in Champions League ogni anno, l'ha ribadito anche l'altro giorno. Ma non credo che ci si possa illudere di avere una squadra fortissima in mano, almeno questa è la mia sensazione, per cui non capisco tutte queste invettive, tutto questo schifo adesso così all'improvviso, tra l'altro al termine nemmeno della peggior partita della storia del Milan, sinceramente. Sì, il girone è complicato, lo sapevamo, sapevamo che il girone sarebbe stato complicato, ma sapevamo anche che il girone poteva essere superato, tant'è che siamo ancora lì in corsa perché c'è un grande equilibrio, per cui vediamo che cosa succede. Ma pensavate davvero di avere una squadra che potesse dominare facilmente, vincere, segnare, eccetera? Va bene. Ciao, a più tardi.